qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice Fambatterie Meddola. Fambatterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli Fambatterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito Fambatterie per ogni tua esigenza. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico. Non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà. Ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera veglia si al bar. Uè! Un caro saluto a tutti i telespettatori del Pallino Blu da Stefania Ceccarelli. Ci troviamo a Forlì al bar Taverna Verde e quest'oggi assistiamo all'undicesima giornata del campionato regionale di Serie A1. Si sfidano le prime in classifica, quindi i padroni di casa del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde e il BT Bussecchio. Un derbissimo di Forlì che ha il sapore di scudetto più ancora degli anni passati, dove questa partita è stata anche delle volte determinante per l'assegnazione del titolo. Quest'anno da due giornate comanda il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì, che ne ha approfittato del fatto che i campioni in carica, il BT Bussecchio, hanno perso ad Imola e da quella giornata sono in testa alla classifica. Ora, dietro al Grand Hotel Palazzo Taverna Verde c'è il Manio Caffè Bocciofila con un punto di ritardo. Questa settimana il Manuel gioca una partita importantissima in casa contro il Circolo Sport Ravenna, la quarta forza del campionato, e il Bussecchio è qui al Taverna Verde per tentare quello che potrebbe rivelarsi l'azione del sorpasso, del controsorpasso. Però è un campionato ancora con tante giornate da giocare, questa è appena l'undicesima, ne vedremo delle belle in prospettiva. Una serata con tanti risvolti, tanti anche spettatori che si apprestano a seguire questa sfida. Prima però di farvi vedere quello che succede in questa sfida straordinaria, un breve riassunto di quello che è successo in questo weekend, perché c'è stata una importantissima manifestazione nazionale, il quinto Memorial Giulio Crevenna, quinta prova anche del Grand Prix, una manifestazione d'eccezione che si ripete in quel di Lecco. Vieni da Sport Center. Ti aspetta una vasta gamma di articoli sportivi per il tempo libero. Sport Center, dall'attrezzatura sportiva ai marchi di abbigliamento più ricercati. Al CSB Campaniletto di Lecco, il savonese Luca Alpi batte l'idolo locale Alex Panzeri per 100-79 e si aggiudica il quinto Memorial Giulio Crevenna, quinta prova del Grand Prix 2021-2022. Alpi, già finalista nella precedente edizione del Crevenna e secondo anche a Ravenna nella terza prova, vince il suo primo Grand Prix e scala la classifica generale avvicinandosi al podio. Terza piazza per il bergamasco Leonardo Daminelli e per Gianni Lugli di Carpi. Al quinto posto si sono piazzati Alex Galli di Rimini, Francesco Gobetti e Franco Marazza di Alessandria ed il forlivese Angelo Corbetta, che grazie a questo risultato si conferma al comando del Grand Prix. In tutto hanno partecipato 179 giocatori. Claudio Leonardi, giocatore del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, è super confermato nella squadra. Quest'oggi un incontro molto difficile con il Bussecchio, che ha solo 2 punti da voi. Come vi sentite per questo incontro? Al momento, prima della partita, di solito bene, dopo mezzanotte ci vedranno, vediamo se stiamo bene o male. Per il momento bene, ci sentiamo bene, siamo in un buon momento di forma, i risultati lo confermano. Abbiamo perso una partita in casa con un concorrente, la Bocciofila Imola,
ci brucia ancora quella sconfitta. Del resto siamo riusciti a fare 9 vittorie, anche risicate, ma che ci hanno consentito di andare in testa alla classifica. E vogliamo rimanerci, quindi diciamo che questa insieme, diciamo, ormai il campionato si è un po' delineato, nel senso che queste 3 squadre qui saranno quelle che lotteranno alla fine per il titolo. Quindi avere l'occasione di battere stasera il Buscecchio vorrebbe dire distanziarlo di 3-2-5 punti, sarebbe una buona cosa. L'importante sarebbe non perdere, però sappiamo che queste partite sono tutte tirate, vanno sempre alla fine, bisogna essere lucidi fino all'ultima palla. Enrico Rosa del BT Buscecchio, i campioni in carica. Questa partita molto importante, arrivate da una sconfitta un po' così a Imola, che forse vi ha un po' destabilizzato, però come affrontate l'incontro di oggi? Ma sia Imola che qui sono due trasferte molto molto difficili, anche perché loro hanno delle squadre che comunque puntano a vincere, quindi di conseguenza noi cerchiamo di portare via un risultato positivo, anche se sappiamo che è difficilissimo, però ce la metteremo tutta. D'altronde, come hai detto bene tu, siamo i campioni in carica, quindi dobbiamo difendere il titolo. Sta per prendere il via questo big match attesissimo con Massimo Cicli, che parte con una bella bocciata in cui si avvia ad ottenere un ottimo gruzzolo di punti, 10 punti, assieme a Loris Ravaglia dovrà vedersela contro Davide Calubani e Matteo Grilli. La chetta iniziale di Angelo Corbetta difende i colori del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, come il suo compagno Cicli, che ha fatto 10 punti. Scorbetta si supera addirittura 12 il giocatore con cui deve confrontarsi, Yuri Minoccheri. E questo è Luca Alpi che chiude la partenza del primo tempo, tutti e 3 gli acchitti vinti dalla squadra di casa, e direi che la partenza è coi fiocchi, perché anche Alpi ne ottiene 10 e Taverna Verde si presenta veramente da capolista di questo campionato. Dunque Alpi gioca assieme a Filippo Perugini, gli avversari sono Luca Versari e Marco Morri. Si gioca l'ultima di calcio, Minoccheri sul pallino, arrivano 12 punti per Yuri Minoccheri, che impatta la partita, però il suo avversario è già sicuro di avere sul campo i punti di accosto per il tiro della bocciata successiva, e con 5 di accosto lo seguiremo la bocciata sul 17-12. Secondo pallino per Angelo Corbetta, e qui attenzione, aveva ottenuto 12 al primo, ne ottiene 12 anche al secondo, e direi un Corbetta coi fiocchi. Ora conduce dopo queste 2 bocciate da 12 e 5 punti di accosto, ne ha la bellezza di 29 punti, Minoccheri è fermo a 12. Yuri Minoccheri cerca la tre sponde per spostare quel pallino verso le proprie rosse, ora la costa è già sicuro. Minoccheri cerca il colpo grosso, può scapparci i punti di rimessa e anche il colore, invece arrivano i punti di rimessa che sono 16 e l'accosto semplice, ma con questi 16 Minoccheri è praticamente alle calcagna del suo avversario, infatti boccerà sul 29 pari. E Minoccheri va al tiro di bocciata per la prima volta e, come il suo avversario, mette in chiaro le velleità di poter primeggiare. Con questi 10 ora Minoccheri conduce 39-29. Yuri Minoccheri si guadagna il secondo pallino consecutivo, la bocciata del giocatore del BT Buscecchio produce altri 4 punti, ora Minoccheri conduce 44-29 nei confronti di Angelo Corbetta. Minoccheri costretto a giocare di conserva con l'ultima, manda proprio il pallino appoggiato alla propria, lasciando ad Angelo Corbetta 2 opportunità, ma con una situazione che deve ancora in qualche modo concretizzare. La prima di Corbetta allarga il gioco, ora se ha preso il punto può dedicarsi a un tiro di rimessa oppure scegliere i 3 punti di accosto, e Corbetta si gioca i 3 e se li guadagna, terzo pallino da bocciare sul 32-44 in favore di Yuri Minoccheri,
Corbetta, ricordiamo, le prime due bocciate ha fatto 2-12, adesso il 12 servirebbe per impattare l'incontro. Angelo Corbetta ci aveva riproposto due tiri da 12 nei primi due, questo terzo si avvicina ad ottenere lo stesso risultato. È incredibile quello che succede. Corbetta, tre bocciate, 12 punti e siamo sul 44 pari. Si riprova con la tre sponde Corbetta, attenzione, in questo caso sfiora il realizzo di un birillo ma non ottiene risultato e con due tiri sbagliati ora si deve giocare un'ultima boccetta importantissima nell'economia di questa sfida, perché poi Minocchi ne avrà tre consecutive da sfruttare e Corbetta è costretto a giocare anche l'ultima in attacco, ma deve stare molto attento perché può prendere poi una sonora batosta dai tiri di Minocchi successivi. Eccola l'ultima di Angelo Corbetta, cerca il pallino e lo ottiene, questo 16, lascia sul campo gli 8 di colore, ma con 16 punti si porta sul 60-44. Minocchi l'attacco, anche per Minocchi ci sono 16 punti e questo è sicuramente un altro bel incedere, 44 più 16 60, gli stessi punti di Corbetta. Il calcio di Minocchi, importantissimo momento della partita, non va nel migliore dei modi per Yuri Minocchi, che si guadagna i punti di accosto. Per Minocchi tre punti di colore, non ha sicuramente concretizzato gli ultimi due, ma ora l'opportunità di bocciare per la terza volta su 63-60 e come vedete anche in questo caso va a segno, un altro bellissimo tiro di bocciata con il quale va ad ottenere la bellezza di 12 punti e direi che è una partita d'eccezione questa con Minocchi che ora conduce 75-60. Una prestazione di entrambi sopra le righe. Minocchi ha fatto la bellezza di 44 punti di rimessa, Corbetta ne ha fatto 36 in tre bocciate e un 16 di rimessa, che è tutto un dire. Ora comunque il giocatore di casa deve inseguire per cercare di portare a casa una vittoria di prestigio. Questa è una bella giocata in accosto di Corbetta, che si è posizionata in prossimità del pallino senza essere proprio sotto scacco del suo avversario, che comunque non demorde, va al tiro di sottocalcio. Attenzione, grandissima giocata di Minocchi che ne fa altri 16 e questo è un colpo sensazionale, direi forse anche un po' inaspettato, perché ci voleva proprio quella presa di posizione come è stato, e Minocchi artefice di una super giocata, questo possiamo dirlo, che è un colpo da campionissimo, cercato e sfruttato, e direi che in questo momento è quello che sta segnando la partita. Minocchi con questo tiro si porta sul 91-60, ha fatto 3-16, un 12 di rimessa, un 12, un 10, un 4 di bocciata. Direi che è una prestazione a dir poco impareggiabile del campionissimo del BT Buscecchio. Vediamo Corbetta che cerca di ribattere con il calcio sul pallino, qui non bisogna tergiversare più di tanto, ormai bisogna cercare il colpo per il recupero, invece manca clamorosamente la giocata, soprattutto si gioca la boccetta di vantaggio. Ultima giocata per Angelo Corbetta, situazione difficilissima, deve prendere assolutamente il punto e sperare anche che il suo avversario non ce la faccia con l'ultima a conquistare il diritto alla bocciata. Minocchi ha a disposizione una quasi match ball, perché se prende il punto boccia come minimo sul 92. Ed eccolo il tiro di Minocchi, cerca di appoggiarsi su quella bianca per rimanere lì con la propria e farne tre, e questi, con questi tre punti boccia sul 94-60. Quarto pallino, attenzione, dopo quattro pallini Minocchi, tre pallini Corbetta, stiamo per vivere il momento che potrebbe determinare la prima partita conclusa con la bocciata di Minocchi, che deve fare 6 punti per vincere.
e Minocchi ne ottiene addirittura 10, forse addirittura il 12, una partita esemplare. Minocchi con 10 punti vince 104 a 60 nei confronti di Angelo Corbetto, una partita spettacolare, importantissima, che lancia il Boscecchio 1-0 in casa del Gran Hotel Palazzo Taverna Verde in questo big match. Secondo pallino guadagnato dalla coppia di casa è Luca Alpi, ne fa altri 8, 19 Alpi Perugini, 7 Tersari Morri. Ciccoli Ravaglia e Calubani Grilli sono le coppie più brave del campionato, 8 vinte su 10 in questa sfida, però Massimo Ciccoli e Loris Ravaglia stanno prendendo il sopravvento. Dopo questo filotto conducono per 22-0 nei confronti di Calubani e Grilli, che ancora non hanno dato dei segnali incoraggianti. Terzo pallino di Luca Alpi, 4 punti per Alpi, che fissa il punteggio sul 24-7 per la coppia del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde. E dopo i 3 pallini bocciati da Massimo Ciccoli, abbiamo il primo pallino in mano a Matteo Grilli per la coppia Grilli-Calubani, con un sol punto in classifica. È sicuramente un modo per cercare di smuovere la situazione. Grilli di bocciata, però non risponde alle attese, perché come vedete di birilli non ne fa. Siamo sul 22-1 per Ciccoli Ravaglia. Il secondo pallino che boccia Matteo Grilli ne fa 6. Gli avversari sono scappati via con 8 di bocciata, 10 di bocciata, e con 8 di colore, 10 di bocciata si erano portati sul 40. Ora dopo questi 6 la coppia ospite ne ha 8. Luca Alpi, quinto pallino, altri 8 punti, anzi 10, 40-10 per la coppia di casa. Matteo Grilli al quarto tentativo ne fa 10 e si porta sul 19-40. Luca Alpi, secondo tentativo, sempre su quel pallino. Stavolta colpisce un po' di più, fa un birillo, ma si gioca la boccetta di vantaggio. 44-15 per Alpi Perugini, con il pallino che rimane in una posizione propizia per un eventuale realizzo di rimessa. Dovranno cercare di far qualcosa i giocatori di casa, perché diversamente saranno gli avversari che tenteranno il calcio. Filippo Perugini, calcio in appoggio su quel pallino, come tocca, fa il rosso da solo, 16 punti per Filippo Perugini, che consente alla coppia del Grand Hotel di portarsi sul 60-15. Se ne va un'altra posizione di vantaggio, ma il dolore è minimo visto il margine che si è guadagnata con questa giocata. L'ultima di Massimo Ciccoli, calcio, ottima esecuzione, addirittura 16 punti, una perla che dà la possibilità a Massimo Ciccoli di andare alla bocciata sul 57-19. A segno Massimo Ciccoli anche di bocciata, anche per lui 5 bocciate, una meglio dell'altra. Questo è il terzo 10, ha fatto anche un 8-1-2 e la partita in pugno alla coppia del Gran Hotel Palazzo Taverna Verde, che ne ha 67. Grilli e Calubani, per il momento poco realizzativi, ne hanno appena 19. Marco Morri cerca di guadagnarsi l'accosto e la bocciata, situazione difficilissima per Morri e Versari, che con questo punto guadagnato bocciano sul 16-60 per la quarta volta. Gli avversari hanno tenuto un pallino più, 5, hanno realizzato qualcosa di meglio di bocciata e soprattutto 20 punti di rimessa, la differenza è tanta. 44 punti di ritardo per Morri e Versari, ora ne fa 6 Morri, quindi il ritardo diventa di 38, ma anche in questo caso il pallino rimane nella parte alta. 60 Alpi Perugini, 22 Morri Versari. Va di calcio Luca Alpi,
un pallino colpito in maniera interessantissima, con 8 punti realizzati, si porta sul 68-22. Bel colpo, Davide Calubani, 8 punti in questo tiro lunga e corta di calcio, più l'accosto e la bocciata di Matteo Grilli, sarà sul 28-67, quarto pallino a disposizione. Grilli ne fa 10, secondo 10 consecutivo, forse ci scappa addirittura il 12, eccolo sì, Grilli ne fa 12 e ora ne ha 40, a 67 il punteggio. Tiro ad effetto a tre sponde per Filippo Perugini, attenzione, ottima giocata, arriva un altro pallino importantissimo, 3 punti guadagnati e bocciata su 71-22, adesso ne fa 4, attenzione, pallino che può rientrare sul filotto, niente da fare, con 4 punti non si chiude, si fa comunque una bella marcia di avvicinamento alla vittoria, perché ora siamo su 77 per la coppia di casa, 3 punti solo dal traguardo. Marco Morri cercava il colpaccio, beh, gli riesce qualcosa di stranale lo stesso, perché qui già sul campo si guadagna i 3 di accosto, 5 sono assicurati, per gli 8 serve un mezzo miracolo. Cerca gli 8 di colore. 8 di colore per Versari e Morri, e adesso Morri ne ottiene 2 di bocciata e si porta sul... Attenzione, arrivano altri birilli per Morri. Sì, 10, 40-77. Matteo Grilli a segno, questo è il quinto pallino, 4 punti. Attenzione, se ci scappi il 12 si riapre completamente l'incontro, eh sì, perché adesso ne hanno la bellezza di 55-67, il parziale era 67-21 per la coppia Cicca e Grevaglia, ci sono stati 8 di colore, 10 di bocciata, poi 3 di colore, 12 di bocciata di Grilli, e ora sul 67-55 dobbiamo dire che è un incontro inaspettatamente riaperto. Con un birillo si chiude, ci prova con la 5 sponde, Luca Alpi cerca il tiro a sensazione, come tocca quel pallino fa partita, e in effetti ci ha provato sfiorando questo realizzo. Ora su 77 Alpi Perugini, 40 Morri Versari, tocca a Marco Morri cercare l'impresa di rendere questa partita ancora più elettrizzante. Con questa tre sponde l'obiettivo è quel pallino da mandare sul birro rosso, magari farne 16 e rimanere lì. Ne fa 12 e quindi con questi 12 di rimessa, i primi punti di rimessa della coppia ospite, siamo sul 52-77. La scelta della coppia del Granate Plaza Veneverde è di alzare quel pallino per mantenere la boccetta di vantaggio. Certo che mancano solo 3 punti per chiudere, gli avversari ne hanno 52, devono farne 28. La giocata di Luca Versari cercava di portare quel pallino sul castello, invece sbaglia tutto. Ora una sola boccetta in mano a Versari Morri, pochissime speranze di salvare la pelle. Perugini va all'accosto, l'ultima di Versari, calcia sul pallino, l'accosto c'è, e l'accosto di Filippo Perugini per guadagnare la bocciata su 78-52. Ecco il tiro che decide la partita, l'Alpi ne fa 8 e vince 86-52, le due squadre ora sono sull'uno pari. 3 punti di accosto, sesto pallino guadagnato da Ciccoli Ravaglia, e la bocciata su 70-55 è il match ball che Massimo Ciccoli, al momento ancora non ne ha fatti 10, ma niente da fare, passi in mezzo, con 8 punti si ferma a 78 la corsa di Ciccoli Ravaglia, l'ultima di Loris Ravaglia, che ha mancato di un inizio all'accosto nel tiro precedente, ha solo un obiettivo, quello di limitare un po' le possibilità di riso degli avversari. Ora 3 boccette in mano a Calubani, Grilli,
Davide Calubani va alla Tresponde. Beh, con questo tiro non combina granché. Davide Calubani, una Tresponde. Qui serviva qualcosa di meglio per mettere a segno il colpo che può ribaltare la partita. Eccolo, tiro di Grilli, la Tresponde. L'impatto sulla bianca c'è, ma non ci sono birilli, quindi boccia sul 56 a 78. Grilli, manca la bocciata numero 6. E questa direi che era una bocciata importantissima da sfruttare. Un altro passaggio vuoto, era andato senza birilli solo nella prima bocciata all'inizio partita, poi un 6, 2, 10, un 12 che avevano dato un qualche segnale di risveglio e anche qualcosa di più. Adesso questo passaggio senza birilli consegna poche speranze alla Coppa del Buscecchio. La scelta della Coppa del Taverna Verde è quella di giocare di contenimento, visto il margine ampissimo, si posizionano lontanissimo dal pallino senza un tiro indirizzato, lasciando agli avversari ampia scelta. Grilli si gioca un accosto sterzato, deve avvicinarsi al pallino più possibile, e invece anche per lui questo accosto non è particolarmente positivo. Loris Ravaglia cerca il tiro risolutore, con un birillo chiude. La giocata di Ravaglia però, come vedete, è completamente sbagliata. Ci riprova Loris Ravaglia, sempre a Tresponde. Come tocca quella boccetta è partita, e invece, come vedete, si ferma la rossa appoggiata al birillo. Con un birillo si chiudeva e invece così è tutto rinviato. Massimo Ciccoli si appoggia sul pallino per abbassarlo e limitare il realizzo degli avversari, ma ora, non avendone più, Calubani può giocare una di rimessa di calcio e poi l'accosto assicurato. Attenzione, perché Calubani cercava il calcio, prende di prima, non prende il punto e quindi è costretto con l'ultima all'accosto semplice, la bocciata sul 57, settimo pallino in mano a Grilli. Sono due tornate in cui i giocatori di casa stanno soffrendo, vedono il traguardo a portata di mano, conducono 78-57, ma hanno mancato grossolanamente le possibilità di chiudere. E adesso Grilli, che viene da 1-0, cerca di rimettere in corsa la coppia del BT Buscecchio. Ma secondo 0 consecutivo per Matteo Grilli, lascia pochissime chance. Il pallino supera di un'inezia la mezzaria. Loris Ravaglia si posiziona lontanissimo dal pallino. Naturalmente l'obiettivo è solo quello di prendere il punto senza lasciare spazio a un tiro di rimessa degli avversari. Calubani va all'attacco comunque. Quella boccetta bianca, risultato negativissimo perché non prende il punto e va sotto di 2, e adesso la situazione è praticamente disperata. Ora tutto l'attacco, serve un doppio colpo. Beh, 4 punti non cambiano granché la partita, perché ne hanno 61, il punto è bianco, può riuscire il miracolo solo con un 20, con l'ultima boccetta rimasta a Davide Calubani. 78-61, ultima cartuccia da sparare per la coppia del BT Buscecchio. Ciccoli Ravaglia ad un passo dalla vittoria, ma Calubani ci prova. Il 20 non arriva e quindi
vincono Ravaglia Ciccali 81 a 61. L'altra piazza Veneverde chiude il primo tempo in vantaggio 2-1 contro il BT Bussecchio. Plic, po, pu, patata. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Grand Hotel Taverna Verde 2, BT Bussecchio 1. Secondo tempo con primo tiro di bocciata di Giuseppe Perucchetti della squadra di Grand Hotel Palace Taverna Verde, che non va sicuramente a eseguire un buon tiro, dovrà confrontarsi con Richard Gagliandro del BT Bussecchio. Questo è Claudio Leonardi, sempre della squadra di casa, che parte con un 10, dovrà confrontarsi contro Enrico Rosa, e questo che va a chiudere l'inizio di questo secondo tempo è Alessandro Naderi, sempre del Grand Hotel Palace Taverna Verde, che si è guadagnato tutti e 6 acchitti dell'inizio partita. Naderi parte con un bellissimo tiro di bocciata con il quale va a realizzare 10 punti. Naderi è teso alla sfida contro Alex Galli. Ripeto, 2-1 per il Grand Hotel Palace Taverna Verde alla fine del primo tempo, 20-0 dopo queste 3 bocciate della squadra di casa. Giuseppe Perucchetti, calcio. Arrivano i primi punti di questa sfida, un birillo che vale 4 punti per Perucchetti, che però non prende il punto e quindi non ne ha che uno da giocare, mentre il suo avversario Richard Gagliandro non ha ancora giocato che una boccettina a costo. Perucchetti ora se la gioca per abbassare 2 boccette in proprietà del pallino, cercando di limitare il risalto di colore. Vediamo giocati Perucchetti. Riesce in questo intento, rimane molto distante con le proprie boccette. Gagliandro, atteso al rizzo dei primi punti, con 3 boccette in mano. Prima bocciata per Enrico Rosa, Filotto, Rosa 9, Leonardi 10. Arrivano 4 punti presi da Gagliandro con brivido finale. Alex Galli, atteso a una partita molto molto calda per lui, è un ex, ha giocato per tanti anni in Grand Hotel Palace Taverna Verde, quest'anno è passato il BT Bussecchio e adesso c'ha questa partita proprio in casa della sua ex. Parte con un 8 di colore Alex Galli. Naderi aveva fatto 10 di bocciata. Galli, dopo il colore, fa anche 10 di bocciata. Galli 18, Naderi 10. Calcio di Alex Galli, altri 4 punti. Galli 22, Naderi 10. Secondo pallino per Claudio Leonardi, aveva fatto 10 al primo colpo, ne fa 2 al secondo. Leonardi ora ne ha 13, Rosa 9. Il primo pallino di Richard Gagliandro, 6 punti, Gagliandro 13, Perucchetti 4, 5 punti di colore e pallino da bocciare sul 18-10 per Claudio Leonardi. A segno Leonardi, un altro 10, 28-10 per Leonardi nei confronti di Enrico Rosa. Bella esecuzione per Enrico Rosa in accosto. Claudio Leonardi cercava il colpo grosso, non gli riesce. Enrico Rosa cerca il tiro per il realizzo dell'accosto. Beh, 3 punti se li guadagna e la bocciata sul 13-28. Terzo pallino per Rosa. A segno, 10 punti, 23-28, 8 punti se li guadagna Richard Gagliandri, anzi 10, Gagliandro 26, Perucchetti 9.
Naderi passa a condurre 26-25, poi bocciata da 10 punti, 36 Naderi e 25 Galli. Rosa, un pallino insperrato da bocciare, 4 punti per fare il 28 pari. Giuseppe Perucchetti, il primo filotto per Perucchetti. Perucchetti 20, Gagliandro 26. Claudio Leonardi, stilettata d'autore, grandissima giocata. Il rosso da solo vale 16 punti e non solo, ha anche preparato il terreno per l'accosto. E con questi 16 Leonardi si porta sul 44-28 e ha pure la boccetta di vantaggio a gioco largo. È, direi, una situazione molto interessante per lui. Richard Gagliandro si guadagna gli 8 di colore e poi va alla bocciata con i 10, ora lunghi il passo, 44-20. Rosa prova la tresponde sul pallino, e la giocata non gli riesce benissimo, rischia addirittura la bevuta. Galli in azione, secondo pallino consecutivo senza birilli, Naderi 36, Galli 26. Leonardi si guadagna la costa e la bocciata. Bellissima giocata di Giuseppe Perucchetti, un birillo solo, non cade il rosso. Perucchetti 24, Gagliandro 44. Leonardi 10 punti di bocciata, aveva fatto anche 3 di accosto e ora ne ha 57. Rosa è fermo a 28. Giuseppe Perucchetti ora si presenta il calcio. L'accosto è già assicurato. Il calcio riesce per 8 punti di realizzo, poi ci sono anche i 3 di accosto e quindi la bocciata di Perucchetti sarà sul 35-44. Giuseppe Perucchetti, un'altra bocciata da 6 punti e si avvicina a Gagliandro, ora ne ha 41, il giocatore del Taverna Verde è 44, suo avversario. Quarto pallino per Alessandro Naderi, 8 punti, Naderi 45, Galli 26. Secondo pallino consecutivo guadagnato da Claudio Leonardi con i 3 di accosto, boccia sul 60-28. Il primo passaggio vuoto per il giocatore del Taverna Verde che in precedenza aveva fatto 3 10 e un 2 e anche un 16 magistrale di rimessa. Punteggio favorevolissimo a Claudio Leonardi, 60-28 nei confronti di Enrico Rosa. Rosa che va al calcio, non raccoglie nessun risultato. Grande giocata di Alex Galli, un tiro di precisione con cui realizzi 6 punti più l'accosto e la bocciata, la quarta, è sul 33-45. Galli 8 punti con rimpallo, direi che è un tiro fortunoso per Alex Galli che con questi punti realizzati si porta sul 41. L'ultima di Giuseppe Perucchetti, si guadagna l'accosto. Per il Taverna Verde c'è alla bocciata Perucchetti che si guadagna un bel risultato, 10 punti e il sorpasso 52-47. Alex Galli, questo è un tiro che lo vediamo in finale, ma questi 10 punti sono importantissimi per Galli, passa a condurre 52-45 nei confronti di Alessandro Naderi. Si guadagna il sesto pallino Enrico Rosa e la bocciata sul 32-60. 2 punti di prima passata e poi, come nel tiro precedente, il filotto non cade. Rosa 34, Leonardi 60.
Alessandro Naveri, attenzione, calcio da 4 punti e guadagno del pallino per la bocciata sulla 50 a 52, solo 2 punti di ritardo rispetto ad Alex Galli. I 2 punti per il ricongiungimento e nient'altro, 52 pari. Gagliandro in azione, quinto pallino, Gagliandro ne fa 12, torna di nuovo a cappeggiare l'incontro, perché ora con questi 12 si è portato sul 60 a 52 nei confronti di Giuseppe Perucchetti. L'ultima di Claudio Leonardi per un pallino importantissimo, è da 2 tornate che Leonardi è bloccato e ora questo accosto guadagnato con la possibilità di bocciare sul 61 a 34 il sesto pallino e Leonardi va a segno, altri punti di bocciata per Leonardi, addirittura 12, Leonardi 73, Rosa 34. La differenza in questa partita non ha fatto sicuramente i pallini, 6 pari di bocciata, Leonardi ha fatto 3 10, un 12 e un 2, Rosa molto meno, e poi c'è anche un 16 di rimessa con una giocata straordinaria di Leonardi che ha battuto il Birosso da solo con un colpo sensazionale su un pallino vicino a sponda laterale. Perucchetti cerca il colore, come sposta quel pallino verso sponda e i giochi sono fatti. E forse non basta questo tocco sul pallino, Perucchetti 5 le ha certi, gli 8 forse no. E in effetti 5 punti per Perucchetti che si porta sul 57 e la bocciata che gli andano a 60. Perucchetti 4 punti e sfiora l'intera fila dei birilli, passa comunque a condurre Perucchetti 61 a 60 nei confronti di Richard Gagliandro. Perucchetti riesce un bel gioco perché porta via tutte le boccette rosse e rimane lì con le proprie, può cercare con l'ultima anche di rimpinguare questo risultato in accosto. Grandissima giocata di Giuseppe Perucchetti che si guadagna un birillo che vale 4 punti ma soprattutto anche i 5 di accosto, e la bocciata di Perucchetti sarà su 70 a 60, una stilettata cercata e trovata da Giuseppe Perucchetti. 10 punti per Alex Galli che ora conduce 66 a 52 nei confronti di Alessandro Naderi. Perucchetti, altri 2 punti di bocciata, Perucchetti 72, Gagliandro 60. Ultime chiamate per Enrico Rosa che si guadagna questo costo e la bocciata sul 36 a 73. Arrivano per Enrico Rosa 8 punti di bocciata dopo tanto attendere. Rosa 44, Leonardi 73. Attenzione, Rosa col paccio non riuscito, cercava di far birilli con questo tiro sostenuto ma ha sfiorato solo i birilli con quella bianca. Rosa ancora staccatissimo, 40 a 73. Grandissima giocata di Claudio Leonardi che posiziona le proprie 2 in prossimità del pallino e conserva la boccia di vantaggio importantissima. Claudio Leonardi, importantissima giocata, a costo guadagnato, e da tanto che non bocciava Leonardi, il settimo pallino arriva su 76 a 40. Gagliandro a segno, la bocciata del sorpasso, se ne fa 12. Eh sì, 12 per Gagliandro che si porta su 73 a 72. E questi sono 4 punti per Leonardi che ora ne ha 80 contro i 40 di Enrico Rosa. Alessandro Naveri, 10 punti per tornare alle calcagna del suo avversario, ora ne ha 65, Galli 1 in più.
attenzione, Perucchetti in azione, girano le rosse, non succedono tante cose per i birilli, ma Perucchetti sul campo ha un ottimo vantaggio, può realizzare come minimo 5 e si è contenta di questo risultato. Per le ultime 3 raccolte in accosto ha fatto 3 volte 5 Perucchetti e questo gli dà la possibilità di bocciare sul 77 a 73 il suo 8° pallino. Il suo avversario ha tenuto 6 pallini, è stato più bravo di bocciata, ma Perucchetti si è guadagnato questo vantaggio soprattutto per aver fatto anche la bellezza di 20 punti di rimessa contro i 4 solo realizzati da Gagliandro. Adesso Perucchetti va a segno anche di bocciata, ne fa altri 4 e quindi ne ha 81, Gagliandro 8 punti dietro. Il 9° pallino di Enrico Rosa, 4 punti, attenzione quel pallino viaggia ancora ma di punti non ne fa più, Rosa 45, Leonardi 80. Alex Galli si guadagna 5 di colore, è bocciata su 71 a 65, 71 a 65, 8° pallino per Alex Galli. Galli 2 punti, attenzione, possibilità di rientro ma c'è rimpallo, 73 Galli, 65 Perucchetti, Naderi. Leonardi va all'attacco per la terza volta, finora non ha fatto nulla, stavolta invece fa il rosso da solo, anzi il rosso e il bianco sono 12 punti, punti importantissimi per Leonardi che ora ne ha 92 contro i 45 di Rosa. Gagliandro ne fa 8 di calcio e poi conquista anche la bocciata sul 82-81, il 7° pallino di Gagliandro. Ci sono 10 punti per Gagliandro che quindi ora ne ha addirittura 12, ne ha 94 Gagliandro, 3-12 consecutivi per Gagliandro per staccare Perucchetti che è fermo sull'81. Ma ora c'è Claudio Leonardi in pedana per cercare il tiro risolutore sul 95, ne fa 10 e batte Enrico Rosa, 105, anzi 107 perché c'è 12 per Leonardi, 107 a 45 nei confronti di Enrico Rosa, Taverna Verde 3 e BT Buscecchio 1 dopo questo risultato. Galli si conquista 8 di colore, 9° pallino da bocciare sull'81 a 72. Ancora di rimpallo Galli, altri 4 punti, 85 Galli, 72 Naderi. Ci prova Perucchetti, cerca di mandare quel pallino sul castello, eh no, lo prende pieno, quindi ne farà 3. Sì, 3 punti di accosto per Perucchetti, è bocciata sull'84 a 94. Perucchetti, ai ai ai, rimpallo. Con 4 punti ancora non consegna la partita al suo avversario, ma ne ha 98 Gagliandro e un pallino in prossimità dei birilli. È un bel invito per cercare il colpo decisivo. Gagliandro manca il colpo risolutore, ma in dote si prende l'accosto, non è male, anche se adesso è sicuramente sotto tiro. Tentativo di Perucchetti, serve il 16, no, il 16 non c'è, però attenzione, ci poteva essere l'incrocio della bianca col pallino, invece non succede nulla, Perucchetti prende il punto e quindi deve giocare Gagliandro sul 98 a 84 per lui, Gagliandro che ha la boccia di vantaggio, ma una situazione intricata sul campo. Richard Gagliandro cerca la striettata su quella boccetta per un birillo e chiudere, la prima non va, si riprova Gagliandro, anche la seconda praticamente fa lo stesso effetto. Gagliandro, ricordiamo, ne ha 98, Perucchetti 84, ora Perucchetti ha 2 boccette di vantaggio. Gagliandro, attenzione, cercava il sottocalcio, non ottiene nulla e Gagliandro 3 tiri consecutivi, anzi 4 devo dire, perché sulla bocciata di Perucchetti ha avuto un pallino
da bocciare per fare un birillo, non c'è riuscito e ora Perucchetti si trova con due boccette da sfruttare. Attenzione perché Perucchetti con questo 16 a tre sponde porta la squadra del Taverna Verde alla vittoria, 198 nei confronti di Richard Gagliandro, che ha sciupato un'occasione d'oro per vincere l'incontro, e quindi i tre punti sono del Taverna Verde, 4-1 nei confronti del Buschek dopo questa prestazione mostra di Perucchetti con un 16 straordinario finale. Ottavo pallino di Alessandro Naderi, 10 punti, Naderi 83, Galli 85, anzi 85 pari con il 12. Caracchiri finale di Alessandro Naderi che lascia 16 sul campo e vince Alex Galli. 112 a 85 nei confronti di Alessandro Naderi. Taverna Verde 4, Buschecchio 2, il risultato finale di questo derby che lancia il Grano Tempo della Taverna Verde in testa alla classifica e stacca notevolmente i campioni uscenti che ora con 5 punti di ritardo dovranno sicuramente rimboccarsi le maniche per rientrare in lizza per la riconferma. Giuseppe Perucchetti, l'uomo del match, ha tirato fuori una partita all'ultimo istante con un tiro sensazionale. Anche in precedenza aveva fatto 20 punti di rimessa, una partita contro un grande bocciatore vinta all'ultimo minuto. Qualche regaluccio da parte sua in finale, ma te la sei sudata, guadagnata. È stata una grande soddisfazione avere anche questo conforto finale da tutto il pubblico che ti ha osannato. Sì, la soddisfazione di aver regalato questa vittoria con questo tiro alla taverna, sono molto fiero. Ha giocato molto bene il mio avversario, ha bocciato benissimo, ha lasciato forse quel pelino lì sul finale, però se devo essere sincero meritava lui la partita. Una vittoria pesantissima perché questi tre punti staccano i vostri avversari di altri punti importanti. Ora sono 5 i punti di vantaggio dal Buschecchio, possiamo dire che forse il pericolo principale ora il Mane Caffè Bocciofila, che vi ha battuto proprio qui in casa. Diciamo che sì, cioè vincere da morale, da classifica, ma il campionato è ancora talmente lungo che bisogna guardarsi da più di una squadra, direi che se ne sono due o tre molto molto competitive, molto forti, e fino alla fine credo che sarà un campionato molto equilibrato da giocarsi fino all'ultima giornata. Vuoi gustare una brioche artigianale e un cappuccino mondiale? Vediamoci al Bay Finn, via del Partigiano 12A, Vecchiazzano. Un'oasi di relax a due passi da Forlì. Bar, ristorazione, apericena, buffet, caffetteria e tanta cortesia. Bar Bay Finn di Monica Cavina, via del Partigiano 12A, Vecchiazzano. Telefono 333-83-22-987. Assegniamo il miglior tiro a Giuseppe Perucchetti perché quello che ha deciso l'incontro è stato un 16 eccezionale trovato con una boccetta a tre sponde molto difficile. Perucchetti, uomo del match e uomo per il tiro più importante di questa stracittadina forlivese, 16 punti in una tre sponde su una boccetta libera. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Beh, il tironzolo lo diamo a Richard Gagliandro, è sicuramente una cosa un po' impietosa quello che andiamo ad assegnare a un giocatore che ha fatto delle cose straordinarie, soprattutto veniva da tre bocciate consecutive da 12 punti, ma sul 98 ha avuto il pallino a disposizione per fare il birillo e l'ha sbagliato. Poi ha tirato altre tre volte per ottenere quel birillo che gli avrebbe dato la partita, tutte e tre a vuoto, e quindi poi è arrivata anche la sconfitta della squadra campione in carica e soprattutto di Gagliandro, che era un punto direi importantissimo per salvare il pareggio qui in casa del Taverna Verde. Il dato e tratto è offerto da Polifemo Quadrati. Dove hai messo il candelabro?
Ho trovato la Mary qua al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna. Telefono 0544 96 50 25. Il Grand Hotel Palazzo Verneverde vince il big match 4-2 contro il BT Buscecchio, un'altra cittadina importantissima nell'economia di questo campionato, mantiene la terza classifica e stacca i rivali di 5 punti in classifica. È stato sicuramente un incontro che ha visto nel primo tempo le fasi più esaltanti, con la partita Minocchi-Corbetta che veramente ha soddisfatto appieno i palati fini di questo sport del biliardo, che proprio qui a Forlì sta godendo la massima espressione. E Minocchi ha fatto le cose in grande, 3-16, non ha mai sbagliato in dibocciata. Corbetta è partito in tromba a 2-12, ma non sono bastati per tenere testa a Minocchi. Sull'1-0 per il BT Buscecchio però sono entrate in campo le due coppie della Taverna Verde, che hanno surclassato le coppie del Buscecchio, soprattutto Ravaglia Cicco. La partita decisiva contro Calubani e Grilli, si giocavano anche a leadership del campionato perché avevano vinto 8 partite su 10 a testa, ha vinto Ciccoli portando il primo tempo in vantaggio di Taverna Verde sul 2-1. Dobbiamo raccontare, in secondo tempo sembrava che il Buscecchio potesse salvare, diciamo, il pareggio, perché al di là della vittoria netta di Leonardi contro Enrico Rosa, sul 3-1 le due partite conclusive vedevano sia Gagliandro che Galli in vantaggio rispetto agli avversari. Ma poi Gagliandro sbagliava un po' tutto nel finale di partita, l'opportunità di chiudere sul 98 e Perucchetti metteva a segno il punto decisivo del match. A nulla è valso la vittoria dell'ex Alex Galli, stavolta ha battuto il giocatore del Taverna Verde Alessandro Aderi, ma non è bastato per salvare la sconfitta alla BT Buscecchio. 4-2 per Taverna Verde, che rimane in testa al campionato e sicuramente si gode un bel finale di girone d'andata. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio, si trova a Ravenna in via Trieste 208, telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto, furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Risultati 16° campionato regionale serie A1, 11ª giornata. Leondoro Molinella Tex Master Novellara 3-3. Buscecchio 3, BTV Molinella 3-3. Buscecchio 2, Clay Sasso Morelli 4-2. Cadelvento Bagnacavallo Andrea Costa Carpi 2-4. Manuel Caffè Bocciofila Circolo Sport Ravenna 3-3. Bibizzò Caffè Villanova, Time Out Martorano 3-3. RG Impianti 7 Crociari, Capitan Bagatti Bellaria 2-4. President Park Ronco, Camomaris Cantonese 4-2. Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, BT Buscecchio 4-2. Questa la classifica dopo la 11ª giornata. Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 30, Manuel Caffè Bocciofila 27, BT Buscecchio 25, Circolo Sport Ravenna 23, Leondoro Molinella, Andrea Costa Carpi 18, Tex Master Novellara 16, Camomaris Cantonese 15, Clay Sasso Morelli 14, Buscecchio 3, President Park Ronco 13, BTV Molinella, Capitan Bagatti Bellaria 12, RG Impianti 7 Crociari, Bibizzò Caffè Villanova 10, Cadelvento Bagnacavallo 8, Time Out Martorano 7, Buscecchio 2 5. Questi gli incontri della 12ª giornata in programma giovedì 25 novembre. BTV Molinella Cadelvento Bagnacavallo, Time Out Martorano, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, BT Buscecchio RG Impianti 7 Crociari, Circolo Sport Ravenna, President Park Ronco, Capitan Bagatti Bellaria, Leondoro Molinella, Andrea Costa Carpi, Buscecchio 3, Clay Sasso Morelli, Manuel Caffè Bocciofila, Camo Maris Cantonese, Bibizzò Caffè Villanova, Tex Master Novellara, Buscecchio 2.
e da Forlì si conclude questo derby forlivese. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per la 12ª giornata del campionato e avverrà un derby del tutto imolese questa volta. Qui si sfideranno il Clai Sasso Morelli e il Manuel Caffè Bocciofila. Vi aspettiamo. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meddola. FAM Batterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza.